Ciao amici di YouTube, bentornati in un nuovo video sul canale. Oggi ci mettiamo a pullare per Jing Yuan, personaggio 5 stelle di Honkai Star Rail, bellissimo, che ci piace tantissimo. Non vi spoilerò nulla delle pull, ma preparatevi, probabilmente se ne uno o due video non lo so, ma saranno i video belli carichi, e quindi non vi voglio spoilerare nulla. Godetevi e ci vediamo in un prossimo video con le prossime pull su Genshin o sui prossimi personaggi di Star Rail. Partiamo, faccio due singole rapide, giusto per garantirmi il PT preciso. Ok, questo è PT9. E così poi si fa di 10 in 10 in 10 in 10. Fino a che non si arriva alla 70. Poi li faccio le mie solite singoline che mi piace fare, perché per il gusto di... Poi... Ok... E PT10, così almeno ci togliamo il pensiero. Let's go. Bene, ok. Da adesso si parte con le multine. Vi ho detto 4 stelle del banner, tutti e tre mi vanno benissimo. 4 stelle of banner, mi manca anche Arlan. Non che mi piaccia o che utilizzerei più di tanto, però. Molto bene, ci siamo. Allora, da PT10 andiamo a PT20. Ok, tichettino liscio. Mi piacerebbe qualche multi con doppio 4 stelle, visto che ho visto che passano, girano in convento. Vorrei girassero anche nel mio di convento qualche 4 stelle in più in multi. Quindi vediamo un pochino. Mi vanno bene tutti e tre loro, quindi ogni volta che ne vedo qualcuno sono contenta. Ok. Ah, ecco, questo è il Lightcon nuovo. Questo è il Lightcon nuovo, non si sa da dove sia spuntato, però c'è questo Lightcon che a quanto pare è stato introdotto nel gioco adesso, perché nessuno ce l'aveva, l'abbiamo trovato tutti ora. Quindi il Lightcon nuovo. Bene, almeno questo lo so portare a casa, non sapevo nemmeno esistesse, ho scoperto esisteva, è un altro preservation tra l'altro, non so l'effetto, non me lo sono ancora letto, però il Lightcon nuovo lo chiameremo. Ok, andiamo a PT30. Let's go. Ok, vediamo. Anche il Dance è nuovo? Siamo sicuri sia nuovo il Dance? A me sembra di averlo già visto. Forse l'ho visto nelle pull di qualcuno e mi sembra di averlo visto già, però boh. Allora, adesso c'è il personaggio sicuramente del banner. Yes! Allora, questa è la mia prima copia di Su Shang, quindi questo era l'obiettivo. La E0. Se trovo la E1, felicissima, perché veramente la E1 è una forza natura. Quindi il pollo l'ho trovato. Ok, una polla ce l'ho. Molto bene, molto bene. Purtroppo ho il 4 stelle a metà multi, quindi a meno che non mi si sbilanci tutto, dubito che me ne usciranno due per multi. Però almeno una copia ce l'ho, quindi almeno tutti quelli del banner. Manca soltanto Peppi in questo momento. PT40. Manca soltanto Peppi in questo momento. Vediamo. Liscio. Vediamo. Ok, unicornini vari. Good Night and Sleep Well, che ne ho già trovati due, se non sbaglio. Quindi può essere un refine. Anche se non l'ho data a nessuno, non so di chi è quello lì. A posto. E uno del pollo. Bene, questo ha della pela. Allora rimane dov'è. Perfetto, e uno del pollo, ci siamo. Questa mi bastava la E1 per il momento. Poi che c'entra, se mi escono anche quelle sopra, bene. Molto bene. Andiamo a PT50. Molto bene. Let's go. Se avete la E1, fateci veramente un pensiero a utilizzarla se non la stavate già utilizzando. Ok, era a fine multi, quindi... Era un laghetto. Era a fine multi, quindi ci sarà di nuovo a fine multi. Una copia di Asta. Una copia di Asta, va bene, lei due. Tra l'altro Asta, ora di base è abbastanza scamma, sta come personaggio, però con qualche costellazione guadagna tantissimo. E mi garantisce personaggio nel banner, in questa multi qua, come 4 stelle. Ok. Vediamo. Vediamo chi abbiamo dei tre. Tu. E in fondo. Eccola, March. Molto bene. È la E2, che è già carina. Se poi, vabbè,
si va a costellare ancora di più, tanta roba. Ma la E2 è già molto carina. La 70 che è ancora liscia per il momento. Oh, tranquilla, questa è un'altra multina liscia. E poi adesso singolette e poi appunto la multi, quella con il 50 e 50 perso. Ma va bene, tanto ha detto ci pensa Albi. Allora, anzi così posso farmi più 4 stelle costellati. Vediamo, vediamo. Subscribe for more, io streamo. Ok. Multi delle armi, adesso singolette. 4 singolette e poi si va. Allora, singoletta numero 1. Questo è il nostro solito riso, che si tira la multa alla 74, perché ci piace così. Quindi, ok. 72. Aspettiamo che vediamo il colore del trenino. Ok. 73. E ultima singola, 74. Ultimissima singola, poi multina. Va bene. Ok, ve l'ho detto, a inizio gioco va bene, va bene tutto. Ok, 5 stelle. Vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo. Io me lo sono anche un po' chiamata Velt. 75, 76. Buona. 77. 78. 79. 80. Yes. Meno male. Meno male, avevo vista malissimo questa. Meno male. Molto bene. Questa l'avevo vista male. Non esulto per nulla perché l'avevo proprio vista male. L'avevo proprio vista male. Andiamo. Faccio vedere il piti per farvi vedere che il piti è un piti morto. Bene. Andiamo. Piti 10. PT10, vorrei l'arma di Daneng più che la 5 stelle, cioè se esce la 5 stelle... No, ma la mia non è. La mia è persa. La mia non è quella giusta. Non è quella giusta. Non è. 5... 6. No, vi giuro, raga, l'arma qui non me l'aspettavo. Anche perché come 4 stelle ora mi deve dare quella di Daneng. Per favore. Per favore. No. Anche io il rendezvous. Sì! La vera vittoria per me. Sì. Questo era quello che volevo. I 4 andiamo a piti 14. Ok. Vediamo quali 4 stelle mi danno. E 4 di March, qualche costellazione di Ting Yun, perché non me ne ho uscita nemmeno una, mi farebbe piacere. Anche qua, il Planetary Rendezvous. A posto! A posto! Bene, e uno, almeno... almeno una, e uno ce l'abbiamo. Bene.
Ho detto appunto, le costazioni di pinguino nemmeno a meno è uno. Bisognerà farla in 6 in un futuro, non in questa patch, perché come avete ben visto, la situazione è quella che è, quindi. E li trovo sempre appiccicati, sì. Ok, 24. Oh, la prossima vado a PT34, PT Ester. 24. 4 stelle. No, ma io ho 5 stelle personaggi tutti all'hard PT, me li trovo io, raga. Non so come mai. Le armi no, i personaggi sì. E va così. Vediamo. E 2 di Sushang, molto bene. Adesso anche una marcia in multi e si fa festa. Ok. Yes! Sì! Molto bene! Molto bene! Molto bene! E 2 e 4. Yes! E 2 e 4. Poi PT34. PT Ester. La E2 di Tingyun, poi non chiedo più niente. Se mi danno un'altra di Tingyun per avere almeno la E2, che è molto carina, anche la E2 di Tingyun, poi basta. Poi sto zitta. Poi mi alzo il PT in silenzio. Ok. Non ci provo nemmeno a chiedere la E6 di March. A fine multi, perché mi è uscita per ultima. Mi mancava! Mi mancava! Ok. Va bene. Mi mancava, quindi ok. Ho 3 multi. Siamo a 34, infatti andiamo a 64. E poi si sta lì, buoni buoni. Io vedremo, vedremo se starò buona buona. Non lo so, vedrò. Va bene. 44, come i gatti. Non lo so, potrei cedere alla tentazione dell'ultima multi. Cosa hai votato? Ah, ok. Vediamo. E5. Oddio, mi manca l'ultima. Oddio, speriamo mi esca l'ultima. Speriamo mi esca l'ultima in queste ultime due multi. E5. Ne manca una sola. E ho 2 multi. Mamma mia, no, non esce. Secondo me per ripicca non mi esce apposta. Vedete comunque io, i PG 5 stelle tutti all'arpiti. Non c'è verso. Buono il refine per Serval. Avrei preferito un personaggio che ho garantito nella prossima multi. Ok, ultima multi. Beh, chiudiamo bene, chiudiamo bene. Ultima multi, abbiamo finito per oggi. Non vi garantisco che io non tiro l'ultima multi nei prossimi giorni per il 5 stelle. Anzi, lo faccio, ve lo dico già che lo faccio, sappiatelo. Ok. Vediamo se c'è una 4 stelle prima del fondo della multi. L'abbiamo fatta! E 6! L'abbiamo fatta! E 6! Sì! Molto bene, molto bene. A posto, a posto. Abbiamo chiuso dignitosamente.